La chica de Praga. Che cosa fai laggiù? Vieni vicino a me. Ma perché sei così diverso dagli altri? Tu vivi solo di musica e di politica. Ogni problema sociale lo senti tuo. Tu interpreti sempre male il mio comportamento perché non hai mai capito la mia personalità. Per me l'amore è fatto prima di Dani e poi di tutto il resto. Ma io sono innamorata di un uomo. E un uomo è veramente un uomo solamente se prende sul serio certi aspetti fondamentali della vita, come i principi della libertà ed eguaglianza sociale, nel quadro di una fratellanza politica ed economica internazionale. Così deve essere inquadrato il nostro amore. E finché non siamo convinti di questo, è inutile cercare di unire due corpi senza anima. Allora, per te una donna che non ha i tuoi ideali è un corpo senza anima. Possibile. Non posso crederlo. Che c'entra la politica con l'amore? Se sei uno spirito libero, perché vuoi che tutti la pensino come te? Non tutti. Io voglio convincere soltanto te. Se vogliamo amarci per sempre, i nostri ideali devono essere uguali. Dimentichi che sono un musicista. Per me la vita è questione di armonia e quindi la stessa felicità di due persone che si amano è solo questione di armonia. Allora dovrò imparare a suonare il violino per essere felice insieme con te. Ma non ti sembra un po' esagerata questa teoria? Per me la vita è una cosa molto più semplice. Senti, due persone si incontrano, si guardano bene e si innamorano. Da quel momento si appartengono. E tutto il resto, da quel momento non ha più nessuna importanza. Perché non provi ad amarmi come sono? Con tutte le mie speranze, tutte le mie ambizioni. Lasciami sperare in un mondo migliore. Mi basta sperarlo. Anche se non potrò mai raggiungerlo. Ti piace illuderti? No hay como un té a las 5 para hacerme sentir que estoy en Occidente. È tutto merito suo. Ma adesso andiamo in birreria a bere qualcosa. Ci aspettano Jan, Erika e gli altri. No, vai tu, io devo tornare a casa. Mi aspetta. Mi dispiace che tu non sia venuto. Notizie dall'Italia? No, nessuno. Avevo paura di non farcela. Sai, sono prove difficili. Comunque la situazione, secondo me... No. Volevo parlarti, Maria. Allora, hai proprio deciso di fuggire? È un sogno, ma è bello. Bello fino al momento in cui ci si sveglia. Ma dopo si vive di quel sogno. Aspettami, aspetta! E se io ti amassi? Non è vero. Proprio di questo volevo parlarti. Ti voglio sposare. Ma non voglio abbandonare il mio meraviglioso paese. E non voglio che tu lo faccia. Ti adoro. Ma ti voglio in questo paese. E non altrove. Ma ormai non posso. Ormai ho deciso di fuggire. La mia fuga è pronta. Il comunismo non può dare nulla alla mia vita. Può solo annientare quanto c'è di vivo in me.